Ma voi ci credete che sono già passati 6 mesi? Cioè 6 mesi dall'ultimo video tendenze? Ma come cavolo vola il tempo? Ciao tempeste e benvenuti in un nuovo video! Oggi parliamo delle tendenze primavera-estate 2018. Io ho già qualcosa su che può ricordare queste tendenze, anche se si portava anche l'anno scorso. Vabbè, ci sono tantissime cose che si portavano anche gli anni passati, quindi eviterò di parlare di quelle cose che ci sono sempre. In questo video parleremo solo di quelle, diciamo, tra virgolette, novità o di quelle cose comunque che anche se non sono novità, però saranno tanto 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 viste. E voglio ricordarvi sempre che comunque siamo ancora agli inizi di aprile e le vere tendenze si vedranno durante tutta la stagione. E soprattutto, come faccio da anni e anni e anni, ogni anno, ogni cambio di stagione, devo dirvi che nessuno vi obbliga a seguire la moda del momento. Quello che pochi vi dicono che in realtà essere alla moda non serve a nulla, l'importante è avere stile, e lo stile lo si ha senza per forza l'ultimo modello di sneakers o l'ultimo jeans o l'ultimo modello di chissà che cosa, perché quello che conta è lo stile, il vostro personale o comunque quello che vi fa stare bene, vi fa sentire bene nei panni che indossate. Detto questo, perché è super mega importante, ci tengo a dire ogni cavolo di volta, all'inizio parlerò delle mode e delle tendenze da donna, che sono quelle più numerose, ovviamente, perché noi donne, cioè, tra poco mettiamo in testa anche le scope, cioè usiamo tutto nella moda. Anche voi uomini siete fantasiosi, ma un pochino più classici, e quindi l'ultima parte del video sarà dedicata solo a voi, in modo che chi vuole può vedere direttamente l'ultima parte del video oppure soltanto la prima. Quindi partiamo dalle donne. Fra i colori che vedremo di più nell'abbigliamento, in maglie, giacche, in qualunque cosa, c'è sicuramente il giallo. Sarà un colore molto primavera-estate 2018. Tantissimi colori pastello come ogni anno, soprattutto le sfumature del rosa, da quello più acceso a quello più chiaro. Poi ancora rosso, tanto rosso, e blu con tutte quante le sue sfumature. E se avete dubbi e non sapete quale colore indossare, bene, si porteranno tantissimo le fantasie arcobaleno, e così ci togliamo ogni pensiero. Altre stampe saranno quelle a quadri tartan, ovviamente le riprendiamo, non so da quanti anni ci sono, comunque ancora tantissimo. Le scritte di ogni genere sulle maglie. Io ho fatto una maglia con una scritta? No, assolutamente. Usciranno le nuove t-shirt il 16 aprile su Instagram, ve le ho fatte vedere in anteprima, vi sono piaciute tantissimo, non sapete quale scegliere perché ne ho fatte diverse, grazie mille. Poi ovviamente il 16 aprile vi avvertirò che sono nate, cioè che sono nate. La stampa animalier, ancora, che io non adoro, però ok, ce n'è tantissima. Per quanto riguarda le applicazioni, fra le tante vediamo soprattutto le paillette. Ragazzi, saremo proprio, cioè, peggio di quest'inverno a Capodanno. Le piume, tantissimo. E poi per lo stile bohemian abbiamo anche le rouge, le balze, c'è un cane. E per quanto riguarda le magliette, i topo e tutto il resto, soprattutto le spalle scoperte, avremo tantissime magliettine, toppini, crop top con le spalle scoperte, che sono secondo me la parte più femminile di una ragazza, altro che seni e culi. Per quanto riguarda ancora la parte superiore, fra i top abbiamo i crop top, ovviamente questo neanche lo dico, ma soprattutto i mini top, i mini crop top, coprono solo il seno, ragazzi. E tante camicie, ma soprattutto portate come dei vestitini oppure aperte come delle giacche, molto stile anni 90 che torna, continua ad esserci, oh yeah. Per la primavera maxi felpi ancora come quest'autunno, ma davvero larghi, oversize, prendete le felpe di vostro fratello, ragazzo, padre e mettetevele, siete a posto. I bodys popolari ancora più di quest'inverno, tantissime t-shirt, e voi direte vabbè è normale, sì, ma adesso saranno davvero un capo top da avere, magari portate lunghissime o annodate sui fianchi come abbiamo già visto l'anno scorso, ma quest'anno proprio top. E le t-shirt saranno protagoniste anche sotto, ad esempio i vestitini, un vestitino aderente poi con la t-shirt a maniche corte sotto. Passando alle giacche, ovviamente, ma mi sembra strano dirlo, i trench che si usano ogni praticamente primavera e anche ogni autunno, ovviamente i cardigan, le giacche in simil pelle, soprattutto in stile biker con le cinte in vita, i blazer, ma soprattutto con le t-shirt sotto, vedete tornano ancora queste t-shirt, e mi piace tantissimo perché sembra che, non so, si mixi uno stile un pochino più formale con il blazer e questa t-shirt sportiva sotto che va a, diciamo, rompere questa formalità. E poi le giacche, che siano blazer o altri tipi di giacche, con le spalline, cioè vedremo tantissime spalle belle larghe anche da uomo, però ve lo dico dopo. Passiamo alla parte di sotto, e ovviamente non vi sto qui a nominare i jeans, che saranno i super mega protagonisti anche nello stile total jeans, jeans skinny, strappati, come volete, ma soprattutto e anche fra i pantaloni a palazzo. Diciamo che lo stile skinny in generale si sta leggermente, non dico perdendo, ma si sta mixando con, cioè vedremo anche molti di più pantaloni più larghi, oppure ancora più boyfriend jeans più degli altri anni, quindi uno stile più comodo per quanto riguarda i pantaloni e i jeans. Ovviamente, come non citare sempre per quanto riguarda la comodità, i pantaloni
pantaloni sportivi con le strisce laterali che si sono portati già quest'inverno ma spopoleranno questa primavera estate. E fra le gonne ovviamente le gonne di jeans che sono sia midi, quindi diciamo al ginocchio, che veramente molto corte. Passiamo alle scarpe, tornano le punte, già si sono viste di più quest'inverno, ma adesso tutte quante le scarpe diciamo col tacco, comunque anche le ballerine, saranno leggermente più a punta. Questo non vuol dire punte killer stile anni 2000, che è veramente, oh mio Dio, ma comunque meno arrotondate e leggermente più a punta. Sneakers di tutti i tipi, super protagoniste anche negli outfit un pochino più formali, cioè ho visto tantissimo uno stile sporty chic, ecco questo, quindi abbinare qualcosa di un pochino più formale, come vi ho detto prima, a qualcosa di molto più sportivo. Le ballerine tornano ancora, so che c'è chi non ha mai smesso di usarle, ma saranno davvero un trend. È una particolarità, diciamo un trend che si chiama così proprio perché potrebbe svanire, quindi non è un classico, saranno gli stivaletti, magari quelli alla caviglia, o comunque anche le sneakers bianche, quindi è una cosa che mi ricordo tantissimo anche questa dai primi anni 2000. Comunque tenete d'occhio il bianco, anche nelle sneakers, non le total white. Passiamo agli accessori, maxi orecchini, proprio giganti, che questi in realtà sono sobri. I cinturoni, ve l'avevo già detto quest'inverno, ma adesso ancora di più, sia nelle giacche, quindi giacche lasciate aperte ma chiuse solo dal cinturone, ma anche nei vestitini, insomma maxi cinture, soprattutto con le doppie fibbie, non so se le avete viste, già ne ho vista qualcuna da qualche mese. Poi le cose che ci sono sempre state, ripeto, choker, bandane, c'è di veramente di tutto, cappellini, insomma i classici accessori che ci sono sempre. Per quanto riguarda le borse, praticamente la parola d'ordine, cioè le parole d'ordine sono: non ci sono regole, possono essere gigantesche, mini ma davvero piccolissime, a tracolla, a mano, c'è davvero di tutto. La novità adesso, insomma, comunque continua il trend dei marsupi portati in vita, che più anni 90 di così, solo gli FR65, e continuano ancora a vedersi tantissimi zainetti, quindi amanti degli zainetti ci sono sempre. Ho cercato di riassumere davvero in meno parole e pezzi possibili tutte le tendenze, che saranno davvero tante come al solito, molte ripetute, ma queste a mio parere, e anche vedendo le prime collezioni, saranno quelle che si vedranno sicuramente di più. Fatemi sapere se voi avete notato qualcos'altro che magari ho dimenticato o che comunque voi pensate si porterà tantissimo, mi raccomando scrivetemelo giù nei commenti, così ampliamo il discorso. E adesso passiamo agli uomini. Per quanto riguarda i colori, saranno gli stessi di cui ho parlato anche per le donne, quindi rosso tantissimo, soprattutto le tonalità di blu, dal blu più acceso al blu jeans, e poi colori chiari e anche pastello, mi viene da dire soprattutto anche il bianco. Non posso parlare di trend perché si è già visto in questi ultimi mesi, anche in questi ultimi anni, ma tantissimo oversize, che già parlare di oversize per gli uomini è un po' strano, perché è difficile trovare un uomo che vesta completamente aderente, anche se comunque è uno stile che può piacere, però solitamente le magliette, le felpe sono già morbide, ecco. Di più. Lo stile skinny, come dicevo anche per le ragazze, si andrà, non dico perdendo, ma comunque ci sarà più scelta per chi ama invece la vestibilità più comoda e più larga. Quindi la parola d'ordine è maxi per quanto riguarda felpe, magliette, come vi ho detto, ma anche giacche, senza dimenticare le camicie, che anche in questo caso saranno lunghe, magari molto lunghe, oppure portate aperte come fossero delle giacche, magari con le maniche arrotolate, quindi maxi in questo senso, perché portate veramente in modo molto morbido. Le t-shirt ovviamente ci sono sempre state per voi uomini e ci saranno sempre, anche queste molto larghe, molto abbondanti, le scritte o comunque la marca del capo, ad esempio, non so, mi viene da pensare Adidas, in evidenza, grande. Fra le giacche nessuna novità particolare, perché ci saranno le solite giacche di jeans che ci sono sempre, magari sempre molto larghe, un po' strappate anche da uomo, giacche in pelle o similpelle in stile un pochino più rock, biker, e giacche ad esempio blazer o giacche un pochino più classiche però con le spalle larghe. Per quanto riguarda i pantaloni, tantissimi pantaloni sportivi che abbiamo già visto quest'inverno con le strisce laterali. I jeans, come vi ho detto prima, avranno una vestibilità più morbida e soprattutto saranno molto a cavallo basso. Io vi chiedo un favore. Sì, lo so che se il cavallo è basso e si portano e sono belli, la mutanda si vede un po', però vi prego, non tutto il sedere di fuori. Vi prego, scherzi a parte e gusti a parte, si vedranno tantissimo. Per quanto riguarda le scarpe, soprattutto ovviamente sneakers, e anche qui di tutti i tipi, sbizzarritevi. E poi per quanto riguarda gli accessori, oltre ai classici cappellini sportivi, bandane, cose di questo genere che comunque c'erano anche l'anno scorso, vediamo anche le borse da uomo. Ma ragazzi, ne ho viste davvero tantissime, sono comode, anche i marsupi, ovviamente un grandissimo trend, ma ho visto tante borse proprio quasi femminili, ma sono utili, gli uomini dovrebbero utilizzare le borse, e dico soprattutto a chi vorrebbe già usarle da tempo e magari dice: oddio, mi vergogno, perché chi se ne frega di quello che penso, sono comode, ce ne sono tantissime da uomo. Detto questo, gusti a parte, ho cercato ovviamente di
restringere tutto per darvi delle informazioni sulle cose che si vedranno sicuramente di più, senza fare un casino con tantissime cose che magari abbiamo già visto gli anni precedenti e quindi ci saranno sempre, non è che svaniranno, però questi secondo me sono i trend che si vedranno di più. Fatemi sapere se avete notato qualcos'altro che magari non ho detto, scrivetemelo giù nei commenti così ampliamo anche qui il discorso. Io spero di esservi stata utile, ragazzi, come ogni anno, cavolo dico, come ogni 6 mesi con questo video. Fatemelo sapere con un like, è molto importante, vi ringrazio per chi mi supporta in questo modo ogni volta per ogni video a prescindere da questo, quindi grazie mille, un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video sempre qui su questo disagiatissimo canale, anche in questo video che faccio 2 volte all'anno, ma c'è sempre disagio. Here we go.